molto interessante la dimensione di grande equilibrio fra appunto il personaggio e la dimensione fra finzione e realtà, e quindi la realtà e la finzione che si sovrappongono, dando un grande senso al film. Però pensando al sistema di propaganda e di promozione, che non riguarda solo l'India, riguarda l'Italia, l'America, comunque la globalità attuale, dove il politico si esibisce in un modo sproporzionato per asserire cose che poi non dimostra, detto molto genericamente. Quindi il film è probabilmente interessante assolutamente proprio perché focalizza questa discrepanza fra, come dire, un'idea, un pensiero, l'ideologia e ciò che poi avviene continuamente in tutto il mondo, pur essendo anche l'India una grande democrazia. Poi, non sapendo nemmeno io quale domanda farle, volevo sapere cosa pensa di Sonia Gandhi. Well, it's a bit difficult to talk about Sonia Gandhi, and for two reasons. One, she's from Italy. Second, one is not very sure about her certain perspective, you know, socio-political perspective. She's a very silent, not manipulator, one who is controlling the whole thing, but she's invisible controller of the whole. Sì, è molto difficile parlare di Sonia Gandhi per varie ragioni. Una sicuramente perché è italiana e parlarne qui è più difficile. Un'altra è perché uno non è mai veramente sicuro di quale sia la sua visione politica, di quale sia il suo pensiero politico. Lei è una figura molto silenziosa che agisce molto dietro le quinte, un po' come quasi come un manipolatore dietro le quinte, per cui non emerge mai in prima persona, ma dà delle direzioni sempre stando dietro le quinte. Initially, I had a great liking for her, the way how she controlled, she behaved, and she, you know, instructed her party workers. But of late, I think she's slowly has molded into the regular congressman. All'inizio avevo un'opinione molto alta di lei. Mi piaceva il modo in cui controllava il partito, in cui le direzioni che dava il partito e le politiche che promuoveva all'interno del partito. Poi mi sembra che piano piano si stia adagiando su una posizione da burocrate di partito. In fact, the Nazari movement quite often targeted her and the present Prime Minister. E infatti il movimento di Anna Hazare, di cui si parlava prima, aveva spesso come bersaglio lei insieme al primo ministro.